So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser. In un campo ai limiti della praticabilità, l'Aprilia batte il Castelregone 2-1 e continua a credere nella sua corsa ai playoff nel girone F del campionato giovanissimi nazionali. La formazione di casa scende in campo con Lorello, Bruti, Severa, Barberini e Morelli. A centrocampo Bellotta, Catanzaro, Basile e Montefusco. Davanti Mastrantonio e Squerzano. Mister Marrone lascia in panchina Peluso, Santovito, Scimanga, Ranucci, Lupi, Silvestri, Dallanora, Caringi e Fusse. Il Castelregone si presenta al centro sportivo Primavera con questo 11: De Vincenzi, Cherubini, Matira, Trinchese, Ricci, Lorenzo. A centrocampo Asdrubali, Emanuelli, Ricci, Luca, Sorbi. Davanti Montalucci e Santipaglia. Brachini lascia in panchina Brachelente, Bonamici, Belliccia, Rocchini, Allegrucci, Graziani, Milletti, Pucci e Passarelli. In un primo tempo avorio di emozioni, l'Aprilia ha l'unico merito di usare l'intelligenza. Alza il pallone, gioca poco palla a terra, cerca poco il fraseggio. E al trentesimo viene premiato. Una posizione guadagnata dal numero 2, Bruti. E il numero 4, Barberini, a battere velocemente. Tiziano, lascia perdere! La spera, non viene respinta dalla dalla difesa ospite. E Mastrantonio arriva di gran carriera e si chiama 1-0. Aprilia in vantaggio. Primo tempo si conclude con la punizione di Montalucci, che il portiere di casa, Lorello, blocca agevolmente. La ripresa sarà tutto un altro programma. Si parte con il secondo minuto di gioco, quando la difesa del Castelregone libera in affanno. Sorbi tenta la punizione al 16esimo e il portiere di casa, Lorello, prova la battuta di pugno, ma il campo non permette altro. La gara cambia al 23esimo, quando il numero 16 della formazione di casa, Caringi, commette un'ingenuità e si fa espellere. Il fallo è netto, cartellino rosso e il giocatore va sotto la doccia. L'Aprilia tenta il raddoppio poco dopo, ma il numero 10, Squerzanti, si vede respingere il tiro di destra da un ottimo De Vincenzi che devia in angolo. La gara rischia di cambiare poco dopo. Il Castelregone ne approfitta, la difesa di casa sbanda e il numero 16, Allegrucci, mette dentro con il pallone che rotola in rete. 1-1 Castelregone. L'Aprilia a questo punto ha le forze in più, ci crede ed è vero premiato quando al 32esimo trova il calcio di rigore che le potrebbe permettere di ritornare in vantaggio. Dal dischetto si presenta Squerzanti, ma De Vincenzi devia la palla sul palo e para. Ma l'Aprilia in 10 non è mai domo. E al 33esimo, un minuto dopo il primo calcio di rigore, il numero 5 della formazione ospite commette un'ingenuità. Squerzanti viene atterrato a terra. E calcio di rigore. Ed è un'altra possibilità per il club delle 5 ronde. Dai, manca questo, dai! No, questo no! Stavolta Squerzanti non sbaglia. Palla da una parte, portiere dall'altra. Aprilia 2, Castelregone 1. Ed è la gioia dei tifosi di casa. La gara praticamente finisce qui, visto il tempo del recupero. Il direttore di gara fischia la fine. L'Aprilia batte il Castelregone 2-1. L'Aprilia è quinto.